Bene amici, buongiorno, siamo ritornati nel bellissimo centro di Barni, l'avevamo visto ad agosto, proprio in occasione del Ferragosto, e siamo ritornati adesso a fine ottobre, dopo qualche mese, perché? Perché come ci racconterà adesso il nostro amico di Barni Cultura, Marco Fioroni, domenica c'è a Barni la festa dell'asino. Fai vedere bene Marco la locandina, eccola qua, perfetto. Domenica qua dove siamo noi, nella zona del centro di questo bellissimo borgo della Valassina, la festa dell'asino. Allora intanto Marco, ecco, mettiti così, girati se no non ti va. Perfetto. Allora, un altro degli appuntamenti tradizionali, per Esatto. scoprire la Vai. Esatto. bellezza di questo borgo dove siamo adesso. Avanti. Vai, vai, vai. Sì, ecco, effettivamente ci farà piacere la vostra partecipazione. Diciamo che c'è veramente di tutto e di più. Crediamo, che ce ne sia per tutti. Allora, la fulcro tradizionale è la Fera de Barni, che usualmente era l'ultimo lunedì di ottobre, e che abbiamo deciso di tenere invece all'ultima domenica di ottobre, perché queste manifestazioni fieristiche una volta prendevano il mondo contadino e quindi un giorno feriale era un giorno come un altro. Invece adesso vediamo che si deve ricorrere a un giorno festivo. In contemporanea con la Fera de Barni abbiamo abbinato la terza edizione della Festa dell'Asino, che è una mostra concorso di razze asinine. Quindi ci saranno molti capi in esposizione, verrà premiato il re e la regina del concorso, ci saranno proprio tutto annesso a quello una serie di Attività, vedo. manifestazioni e attività che sono senz'altro accattivanti del tipo prima sella, dimostrazione di mascalcia. Che cos'è? Praticamente diciamo, Cos'è verrà la data la mascalcia? possibilità. Essenzialmente sono i bambini che Ok. possono salire su un asinello con la Sull'asinello. sua sella e fare Un un giro. giretto con la Ok. sella. Poi ci sarà una dimostrazione di mascalcia, cioè come viene ferrato l'asino, il cavallo, il mulo. Ci saranno prodotti collegati all'allevamento dell'asino, prodotti legati soprattutto al latte d'asino, che è una particolarità che da molto tempo riscuote successo nel campo della cosmetica femminile. E ci saranno poi anche una serie di manifestazioni collegate, ripeto, ce n'è per tutti, ce n'è per i bambini. Senza dimenticare, Marco, anche la castagnata, che No, ci è prima sta pure la castagnata, certo. tipicissima in questo periodo, Sì, 30 ottobre, è perfetta, certo. quindi anche la castagnata, ovviamente. Castagnata. Ecco, vedevo anche gradito l'abbigliamento in abiti tipici. Come ci si deve presentare? Allora, intanto facciamo due passi Sì, qua nel tuo bellissimo borgo, sì. perché Barni l'abbiamo già vista quest'estate. Ecco, a parte queste splendide foto che avete messo, è un borgo bellissimo, guardate che fascino, che incanto, che bellezza, quindi domenica potete venire davvero qui. Gli asini dov'è che li mettete? Dove li All'imbocco mettete? All'imbocco del paese proprio. del paese, Ok, sì, perfetto. l'imbocco del paese. Dicevo, abbigliamento in abiti, come ci si deve E vestire? generalmente diciamo c'era un gilet, per gli uomini era un po' d'obbligo un Un gilet. gilet, ok? Chiaramente sbracciato, Va quindi bene. maniche e camicia, ecco, il suo cappello, insomma, questo sarebbe gradito. Per la donna? Per la donna invece, diciamo, l'abito, diciamo, lungo, diciamo, con lo scialletto, diciamo, gonna lunga, generalmente di zoccoletti, generalmente. Ecco. Naturalmente non dobbiamo trascurare l'aspetto gastronomico, Bravo. perché chiaramente verranno proposte delle Vediamo intanto, facciamo specialità, due passi ancora e poi chiudiamo, Sì, dai. delle specialità diciamo locali a base di polenta, polenta brasato, polenta con vari formaggi, taglieri di salumi, la trippa, la usuale trippa che era una delle tradizioni. Quando si faceva la fiera, Perché quasi in ogni è paese la vero, trippa era a d'obbligo tagliare sun, e ci sei sarà anche qui, esatto. perfetto. Allora, io direi, questo è Barni, questo è uno scorcio bellissimo di questo borgo. Noi l'abbiamo conosciuto l'estate scorsa, ma credo che anche in autunno sia veramente bello, vero Marco? È Sicuramente. bello, bello lo Il vecchio stesso. nucleo Guardate, medievale, vedete, ci sono sì, le Madonne, vai. c'è tutto un fascino particolare di questo borgo che si trova
attaccato ad erba, diciamo, poco 15 sopra. Km. Esatto, Asso, erba Asso e Barni. Quindi, Marco, a domenica la fiera di Barni e sì. la Ecco, casuale diciamo che Prego. Qualcosa altro di accattivante è il fatto che ci saranno, diciamo, alcune esibizioni cinofile di prove di abilità e anche di prove di abilità di asinelli che fanno delle cose particolari. Davvero? Sì. Bene. Quindi sottolineo che verrà votato anche l'asino più simpatico, che è stata la cosa che ha fatto più contenti tutti. Allora, venite e votiamo l'asino più simpatico. Ci saranno dei cantastorie, ci saranno della musica itinerante, di musica popolare, e ci sarà l'apertura della chiesa romanica di San Pietro e Paolo e il giro del vecchio nucleo medievale con le gigantografie, eccetera. Nucleo medievale poi sostanzialmente è questo, no? Esatto. Più andando avanti di qui lo si scopre. Allora noi ci salutiamo, ringraziamo Marco Fioroni, Barni Cultura, e vi ricordiamo soprattutto, ecco, la festa dell'asino domenica qui a Barni, in questo bellissimo borgo della Valassina. Grazie Marco, ci vediamo domenica. Arrivederci a tutti. Grazie.